Allora, vi ringrazio tantissimo e ogni volta sono stupito perché, come ben sapete, i famosi quattro gatti, no? Uno dice, devo sempre dirlo, meno male che non siamo a Vicenza. Comunque, il fatto è che è vero, io mi stupisco ogni volta perché siamo partiti con l'idea di discutere in economia fra quella piccola parte della popolazione che poteva essere interessata, e invece mi sa che qui alla fine del giro dovremmo prendere lo stadio olimpico, perché ogni volta aumentano e ogni volta vedo più persone. A me fa solo piacere, soprattutto tantissimi poi che scaricano i video, e l'idea che un libricino fatto principalmente per evitare, proprio per comodità anche mia e anche di Matteo, per continuare a evitare di ripetere le stesse cose ogni volta, perché alla fine le domande e le scemenze sono sempre quelle: perderemo i risparmi, perdere il mutuo, le carriole, così, questo tipo. A un certo punto basta, senti, lo scriviamo, così almeno evitiamo. E il fatto che messo online, quindi solo un canale che è di nicchia, perché poi dopo ci sono tutti i libri stampati e così via, sia stato scaricato già da oltre 300.000 persone che a loro volta poi dopo l'hanno girato via mail ad altre 10 e così, questo tipo, è una cosa incredibile. Ci voleva veramente un matto come Matteo Salvini per prendere e buttarsi in questa battaglia. Ma alla fine questa battaglia è giustamente, come diceva Matteo, è una cosa banale. Si tratta di dire la verità. Quando ogni tanto incontro qualcuno per strada e dice: ah, guardi, lei dice delle cose bellissime, faccio: no, non è che dico delle cose bellissime, mica mi invento niente, non sono un ricercatore. Professor Bagnai è un economista di quelli che ricercano e che illuminano, che aprono la mente, no? Io dal mio punto di vista mi limito molto banalmente a dire delle cose che sono delle verità sodate. Faccio notare che siamo sotto fuoco incrociato di qualsiasi tipo di media a tutti i livelli e così via. Il libretto è fuori da un mese, 300 e qualcosa mila copie. Io ho sempre detto a tutti: oh, se c'è una riga sbagliata voi me lo dite e facciamo una seconda versione, correggo, cambio, cioè non sono affezionato, non sono uno di quelli tignosi che dice: io ti dimostro che c'ho ragione. No, se uno mi dimostra che ho sbagliato, prendo, cambio, correggo e siamo tutti contenti, no? Io non ho ancora sentito né visto nessuno che mi abbia detto una riga di questa cosa qua è sbagliata. Ma non perché sia scritto in modo intelligentissimo, perché dice la verità. E alla fine, quando dici la verità, anche quelli che ti stanno di fronte fanno molta fatica a darti contro. Io, quando ci sono i dibattiti televisivi e così via, sembro più intelligente di quello che sono. Perché? Ma per un motivo banale. Cioè, è vero. Ma se io dico che questi sono un paio d'occhiali, sto dicendo un paio d'occhiali. Dall'altra parte c'è uno che ti dice che è un colino. È lui che deve essere bravo a cercare di convincermi che questo qui è un colino e non un paio d'occhiali. Eppure è così, cioè ogni volta, da quando è entrato in questo girone infernale il povero Matteo Salvini sta sperimentando sulla sua pelle che cosa vuol dire, si trova di fronte un guitto che dice le cose più inverosimili dell'universo. E tu cosa fai? Cioè, sono limitati dalla fantasia. Io sono limitato dalla verità, che purtroppo è quella che è. Dall'altra parte c'è quello che ti dice che se usciamo dall'euro la faglia tettonica si apre, l'Italia viene inghiottita nell'oceano e sopra ci sono i pesciolini. E cosa gli devi dire? Cioè, passi il tempo a dirgli che non è vero. Tu, mentre gli stai dicendo che non è vero, è già andato via il tuo tempo e basta, la telecamera si è spostata già da un'altra parte. E quindi tempo e secoli e secondi di popolarità di telecamera dove dovrebbe passare un messaggio importante, buttati nel cesso per dover spiegare che la benzina non costerà 70 volte 7, per non dover spiegare che il mutuo poi dopo si paga con le carriole, così, questo tipo. E va bene, allora facciamo il libro, e effettivamente poi dopo la mossa e l'idea è stata molto corretta. Adesso io però devo spiegarvi, diciamo, il mio compito qua e spiegare due secondi del perché la moneta è così fondamentale. Perché è ovvio che
noi siamo abituati a vedere un sacco di cose che non vanno. Non è che se noi parliamo della moneta, attualmente, allora automaticamente assolviamo tutte le altre cose che non vanno. Le altre cose non vanno e vanno sistemate. Non è che perché uno per avere un credito poi dopo ci mette 4 anni a recuperarlo, allora a quel punto lì poi dopo con la moneta sistemiamo tutti. No, quelle sono tutte cose che permangono e rimangono. Io sono particolarmente vicino al Veneto, a Padova, molto banalmente perché mia moglie è di Padova. Fantin. Direi che non si sbaglia. Però quando ero occupato in tutt'altro, vale a dire quando da commentatore sul giornale scrivevo anch'io delle scemenze, perché ho scritto delle scemenze, perché gli sprechi, le cose, l'improduttivo, allora ero lì che mi facevo le mie cose improduttivo, ogni tanto mi arrivava qualcosa e qualche notizia, ho detto no, questa non la posso non commentare. E io mi ricordo distintamente quando non andava per niente di moda parlare di queste cose, io scrissi un articolo per denunciare che qualcosa non andava dopo che ci fu il suicidio di un imprenditore che era Sergio Santomerlo, che aveva una fabbrica che faceva dopo sci a Treviso. Alla mattina, persona integerrima, famiglia integerrima, mai niente fuori posto, in un fosso freddo. E a quel punto uno indaga un po', vede cos'erano i motivi, vede cosa c'era. E c'era, sì, che costui doveva aspettare dei soldi dai creditori, non riusciva, dai suoi debitori non riusciva ad averli. Ma aveva soprattutto che il suo prodotto non veniva più comprato. E lui, per la vergogna del fatto che il suo prodotto, che era sempre stata, e penso che tutti qua voi avete esperienza dell'amore, della passione per il prodotto, per una cosa fatta qua, per qualcosa che nel Veneto soprattutto è una seconda natura, voler costruire qualcosa fatta bene, che piaccia, metterci, e così facendo metterci lavoro, persone, creare ricchezza, creare fortuna, dare da mangiare a tanta gente e intanto fare qualcosa di cui essere orgogliosi. Io sono convinto che tutti voi l'avete nel sangue questo piacere, questo orgoglio di fare qualcosa, di costruire qualcosa, di creare valore e ricchezza. Ecco, nel momento nel momento stesso in cui una persona così, che è sempre riuscita a metterci passione in quello che faceva, scopriva che non riusciva più a vendere i suoi prodotti, a un certo punto obbligato, necessitato di dover chiudere bottega e non potendo reggere la vergogna di dover chiudere bottega, allora a un certo punto posso capire cosa può portare una persona tanto al di là sin da rinunciare alla propria vita. Però la persona era la stessa. Non aveva, come si diceva, disimparato a lavorare. Cos'era successo? È successo un cambio fisso. E uno dice, ma una moneta è una moneta, cosa vuoi che sia? Non influenzerà. Bene, scusate, io faccio una sintesi veloce di 2 interventi, perché ogni volta voglio aggiungere qualcosa, no? Di quando siamo iniziati a Milano, poi siamo passati a Torino. Allora, l'esempio di base che avevo fatto inizialmente, che riporterò ogni volta in questo tour per far capire perché la moneta è fondamentale ed è superiore come importanza rispetto a qualsiasi altro tipo di miglioramento, è semplice ed è banale. Se noi prendiamo 2 stati, e già che parliamo di Repubblica Indipendente, diciamo il Veneto e la Lombardia, no? Allora, 2 stati dove il Veneto ha... Cos'era la moneta storica del Veneto? Il Ducato. Allora, il Veneto ha il Ducato e Milano ha lo Scudo. A un certo punto
Milano con 100 scudi si compra un frigorifero, in Veneto con 100 ducati si compra un frigorifero. Le due nazioni vanno d'amore d'accordo, felici l'uno con l'altro, nessuno ha da chiedere niente a quell'altra. Se per caso a qualcuno piace di più il Pandoro, allora a quel punto compra il Pandoro e lo importa in Lombardia, sarà bilanciato da qualche veneto che ogni tanto vorrà mangiare un po' il panettone, allora comprerà il panettone e se lo porta in Veneto. Tutti amici, tutti d'accordo, qualcuno andrà a sciare a Livigno, qualcun altro andrà a sciare a Cortina, e le due nazioni vanno avanti d'amore d'accordo senza nemmeno pensare di combattersi o di odiarsi l'una con l'altra. Ecco, se noi magicamente in questa situazione facciamo un artificio, perché l'euro è un artificio, prendiamo una di queste due nazioni, per esempio il Veneto, e gli diamo una moneta troppo forte, vale a dire facciamo rivalutare il ducato veneto, tale per cui con un ducato veneto si comprano due scudi milanesi. All'inizio il Veneto crede di essere messo bene, perché dice: ah, orgoglio, orgoglio della Serenissima, noi sì che abbiamo la monetona forte, mentre invece quelli là, quel polentone milanese, c'ha la monetina piccola, no? E quindi inizialmente sono tutti contenti, così è aumentato il mio potere d'acquisto, così come noi gonzi quando siamo entrati nell'euro, no? siamo stati convinti di essere in Serie A, siamo con i popoli, mica con l'Africa, mica con quelle le schifezze che sono tutte, no, siamo nel club dei ricchi. Allora cosa succede? Il Veneto a questo punto, finita la baldoria per questa rivalutazione della sua moneta, deve fare acquisti. E a un certo punto uno dice: ma guarda, devo comprarmi un televisore. Bene, il televisore fatto in Veneto mi costa 50 ducati. Adesso che il mio ducato vale il doppio, se vado a comprarlo a Milano, un bel televisore milanese mi costa 25 ducati. E allora cosa fa? Prende la macchinina e va a comprarlo a Milano, no? Ed è contentissimo, ho risparmiato, il mio potere d'acquisto è aumentato. In quel giorno lì però il venditore di televisori qua di Padova non ha venduto un televisore e comincia a sospettare lì la fregatura, però è troppo occupato anche lui a fare acquisti e dice: caspita, devo comprarmi un vestito, ma un bel vestito qua a Padova mi costa 30 ducati, se io compro il vestito fatto a Milano mi costa 15. Aspetta un attimo, perché il consumatore è razionale, no? Non è che uno dice: ah, devo comprare una cosa, uno compra il prodotto che gli conviene di più. Allora prende, va anche lui a Milano a comprare il vestito. I milanesi, capita l'antifona, cominciano a far qua un bel supermercato dove vendono i loro prodotti sotto costo, no? E ti dicono: stiamo dando lavoro ai veneti, perché ti fanno un supermercato dove vendono i prodotti loro, no? Presente, no, il concetto dell'IKEA? Ogni tanto in televisione arriva qualche fenomeno e dice: ah, che bello, apre un IKEA e dà lavoro a 2000 persone, e intanto chiudono, no, 5000 persone intorno. Comunque lì cosa fanno? Mettono il loro supermercato, ti vendono le loro cose, ti prestano anche i soldi oltretutto per potertele comprare meglio. Il risultato finale che cos'è? Che a furia di andare avanti in questa situazione, a tutti i veneti si inizia un nuovo lavoro, che è quello dello scribacchino di lettere di licenziamento. A un certo punto, zitti zitti, uno a uno, come un virus, come quei film di fantascienza dove a un certo punto la gente comincia a morire uno alla volta, arrivano le lettere di licenziamento e ti dicono: sei disoccupato. E tu dici: perché? Ma è semplice, non stai producendo nulla, tutto quello che viene fatto viene prodotto a Milano, quindi mi spiace per te, qua non c'è più lavoro. E gli altri guardano quello lì e dicono: poverino, ha perso il lavoro. E intanto stanno scrivendo anche la loro lettera. Man mano la disoccupazione si diffonde come un virus. Cominciano i più deboli, meno tutelati, i giovani, le donne, le mamme,
cominciano tutti a stare a casa e non c'è panico, perché quando arriva una bomba tutti panico per strada, quando arriva la disoccupazione, quando arrivano i suicidi, quando cominciano a chiudere le fabbriche, quando cominciano a chiudere cose, col fatto che sono scaglionati nel tempo, perché la gente cerca di resistere, cerca di provare, no, a andare avanti in un sistema che è totalmente sbagliato, perché è impensabile produrre se la tua moneta è troppo forte, perché il tuo listino prezzi è sbagliato del doppio. Tu puoi anche fare ogni tipo di convenienza, di economia, limare di qui, limare di là, quello là costa la metà. E non è un cinese, non è uno che sta lavorando alla metà del costo, così questo tipo, ha una moneta diversa. La tua moneta è sopravvalutata. Comprare beni prodotti all'estero in quantità eccessiva rispetto a quello che è necessario per la tua economia comporta che purtroppo questi beni sono prodotti all'estero. E chi è che viene fregato? Chi produce i beni in Italia? E chi produce i beni in Italia? I veneti. Vi hanno messo nel pentolone della rana bollita, e la cosa peggiore è che vi fanno sentire in colpa. Vi dicono che c'è la corruzione, che ci sono le cose che non vanno, che le auto blu, vi distraggono con il genere di cazzate per far distrarre il fatto che non potete vincere. Non si può vincere con una moneta sbagliata. La Germania ha una moneta artificialmente bassa, l'Italia ha una moneta artificialmente alta. Il loro listino prezzi è sbagliato al ribasso, quindi è come se avessero uno sconto gratis pagato da noi. Il nostro listino prezzi è sbagliato al rialzo, quindi è come se avessimo un sovrapprezzo che è ineliminabile. È sempre andata così, e ogni volta, chi mette in atto questo disegno si serve di tutta una fitta rete di collaborazionisti che gli tengono bordone. Ma il problema è che sono sempre quelli, e noi continuiamo ogni volta a caderci. Io ho fatto un piccolo lavoro, insomma, sono andato molto banalmente a guardarmi, appunto, dato che il professor Bagnai aveva accennato, ci siamo già stati, certo, ci siamo già stati. Negli anni 90, fine anni 80, anni 90, l'Italia era stata ficcata nella stessa trappola. Vale a dire, no, devi essere credibile, fai lo SME, sistema monetario europeo, significa tutti avevano la loro moneta, quindi, ma i cambi erano fissi, quindi era come se fossimo nell'euro. Non appena si è entrati in questo sistema uguale all'attuale, le stesse cose. Hanno cominciato a succedere le stesse cose. Se uno guarda, andatevi a vedere il video di Torino, uno si prende i giornali dell'epoca, non appena il cambio ha cominciato a essere fissato e a cominciare a far sentire i suoi effetti nefasti, cominciavano a curarlo con gli stessi modi con cui cercano di curarlo adesso, vale a dire fottendovi i soldi. Allora ha cominciato, l'ICI è nata lì, no? Non c'era prima la tassa sugli immobili, cominciato l'ICI. Poi tassa sui servizi comunali, TOSAP, dopo che prendeva dentro l'ILOR, la riforma del catasto. Se uno guardava l'elenco di quel giornale lì, sembra esattamente di vedere quello che leggiamo adesso con le sigle, no? La TASI, l'IMU, così, uguale. No? Tasse sui risparmi, è nata lì. Prima tutti i risparmi erano esenti. No, portiamoli via, cerchiamo di appropriarcene il più velocemente possibile per tenere un sistema che non va. No? E chi poi dopo, qui ho questo Repubblica del 13 settembre 92, abbiamo un nostro amico, Mario Monti, che diceva: la svalutazione della lira deve essere evitata ad ogni costo. Se le armi a disposizione di Banca d'Italia per difendere la moneta non dovessero bastare, si potrebbe ricorrere ad un prestito internazionale in valuta da utilizzare per sostenere la moneta nazionale o mettere a disposizione le nostre riserve auree. Ma perfetto, noi siamo in un sistema totalmente sbagliato che non regge, no? E tu
servo degli strozzini, perché sei così. Cerchi di mettere il paese in condizione di perdere tutte le proprie ricchezze, perché lo strozzino fa così, eh? Quando vuole qualcosa, quando desidera qualcosa che un altro ha, cerca di rovinarlo economicamente, cerca di prestargli dei soldi, e dopo che gli ha prestato dei soldi inizia il calvario per chi ha preso a prestito i soldi, fino a che non gli dà tutto. È il meccanismo vecchio come il mondo. La Germania, con tutto il rispetto, con tutto il fatto che i propri interessi, ma ha questa mentalità di conquista. Se ci riesce coi carri armati è più contenta, se non ci riesce coi carri armati ci riesce con i metodi dello strozzino. E per portare via tutto, ovviamente, chi era all'epoca il comitato, hanno fatto il comitato privatizzazioni, no? Giustamente tu dici, lo strozzino la prima cosa che ti dice è vendi la catenina, vendi i denti d'oro, vendi quello che vuoi, no? Ecco, all'epoca ci fu un comitato privatizzazioni. Chi c'era dentro nel comitato privatizzazioni? Due nomi, quantomeno su quattro, possiamo conoscerli: Mario Draghi, Mario Monti. Tutte e due, quindi lo sapevano, perché erano dentro nel comitato che doveva regalare all'estero tutto. Ci fu la, no, non dico la buonanima perché vivo e vegeto è più lucido di noi, ma ci fu quantomeno una persona un po' con la schiena dritta, che era il professor Giuseppe Guarino, che all'epoca gli mise i bastoni fra le ruote e dice no, l'ENI e compagnia bella, aspettiamo di vedere, perché se fosse per loro si vendeva via tutto, no? E sappiamo benissimo gli interessi di chi. A un certo punto cercarono di fare di tutto, prelevarono i soldi di notte dai conti correnti, no? Vi ricordate? Tutto il possibile per cercare, regalarono via le riserve valutarie, che sono miliardi di soldi vostri, regalarono via tutto, e dopo alla fine, giustamente, come abbiamo detto, quando uno dice l'euro è morto, così come quel cambio fisso era morto, solo un simpatico soggetto come Monti poteva pensare che dando l'oro poi dopo si sarebbe risolto tutto. Dando l'oro, davi l'oro, via. Poi potete metterci voi anche una parte del corpo che gradite al posto dell'oro, però in ogni caso non risolvevi sicuramente nulla. Detto questo, alla fine di tutto, perché deve essere evitato a ogni costo, c'erano le interviste degli industriali, che ovviamente sono tutti dalla parte, gli industriali, grandi industriali, non piccoli industriali, grandi industriali, sono tutti parte di questo gioco, perché contano che andando tutto a patrasso loro si potranno comprare tutto con una pizza e una lenticchia, no? E certo, allora tutti gli industriali d'accordo, deve essere mantenuto il cambio a ogni costo, bisogna farcela così, questo tipo. Alla fine però non si può tenere una cosa che non si può tenere, saltò l'equilibrio dello SME e la lira, avvenne questo disastro, questo che porta, che tuttora ci conduce a i dubbi delle carriole, dell'inflazione, della disoccupazione, della casa che crolla, 80% di crollo dei valori delle case, no? Così questo tipo, e la lira svalutò incredibilmente, ma svalutò, tornò molto banalmente al proprio valore corretto, non svalutò perché si svaluta artificialmente, era sbagliato prima, tornò al proprio valore corretto. A quel punto il Ducato Veneto, tum, torna al valore di 1-1 con lo scudo lombardo, no? Improvvisamente schianta questo sistema artificiale tenuto in piedi e il Ducato Veneto si riallinea con lo scudo lombardo. Che cosa succede? Abbiamo le prove di che cosa è successo. 93 aprile, quindi stiamo pochi mesi dopo. Brezza, sempre Repubblica, non la Padania. Brezza d'ottimismo, uno squarcio di sole, si parla di ripresa. Il sud-est asiatico, Cina in testa, quindi c'era la Cina, Carta canta, la Cina c'era. Il sud-est asiatico, Cina in testa, cammina spedito, si aprono dunque per l'Italia prospettive di domanda internazionale che i nostri prodotti, dopo una svalutazione del 30%, sono in grado di cogliere. Quindi la Cina come opportunità comprava. Chi vendeva? Ci sono regioni come il Veneto e l'Emilia-Romagna che hanno un tessuto di piccole e medie industrie che stanno sfruttando al meglio questa nuova condizione della nostra economia.
c'è l'inflazione, la svalutazione non si è scaricata sull'inflazione, quindi non ha fatto perdere il vantaggio competitivo all'Italia. Aprile, 4 mesi dopo il disastro, dovevano esserci i carri armati per le strade, le carriole, lavoro, incredibile, ecco cos'era il mostro che si doveva tenere via, no? Il lavoro. E passa un anno, Padova, alla periferia industriale di Padova, articolo del 94, 16 ottobre 94, alla periferia industriale di Padova, porta d'ingresso per il nord-est, c'è un osservatorio privilegiato per esplorare il panorama della ripresa nel Triveneto, è il bunker del CERVED, la più grande banca dati sulle imprese italiane, un palazzo intelligente collegato con 7.650 sportelli sul territorio nazionale. Ed è proprio il Veneto a far la parte del leone, con un saldo positivo fra chiusure e aperture di 3.195 imprese, confermando buon diritto il titolo di Giappone d'Italia. Non si ricorda un boom del genere, neppure risalendo ai felici anni Ottanta. Tra import e export, lo scambio con l'estero è aumentato di circa un terzo, soprattutto in direzione della Germania, della Francia e della Cina. Prima della svalutazione, le aziende erano state costrette a ristrutturarsi e chiudere, riducendo il personale. Poi il cambio favorevole ha fatto il resto e i torrenti da aridi sono diventati impetuosi. Quindi capite che il vostro lavoro perso, la vostra disoccupazione non è... c'erano le auto blu. C'era la burocrazia. Vi dirò di più, c'era anche la corruzione. E c'era anche l'evasione fiscale. Pensate un po', eppure si lavorava. Quindi scientificamente vi stanno privando della felicità. Vi hanno messo in un sistema dove non potete vincere. Non potete vincere. In questo momento voi arrivate in fabbrica, arrivate in industria e se siete in crisi perché non vendete i prodotti, vi posso assicurare che potrete congegnare quello che volete, ma non ce la farete. Uno su mille ce la fa perché riesce proprio magari a trovare la nicchietta non coperta da nessuno e cose di questo tipo. Benissimo, ma non c'è solo quello, non c'è solo il 10 lode, c'è il 6 per passare. C'è il 6, il 7, l'8, il 9, il 10. In questo momento continuano a portare avanti l'unico, non so, la Ferrari, no? Cioè la Ferrari chi se ne frega della svalutazione, la gente la compra lo stesso, no? Anche se potrebbe costare il 30% in meno. Ma solo con le Ferrari non si campa. Quindi, ragazzi, io non so veramente come dirvelo, perché abbiamo imbracciato questa battaglia di liberazione? Perché non si può tornare a sperare, non si può tornare a lavorare, non si può tornare a dimostrare quello che sappiamo fare, che è spaccare il culo al mondo, se non ci mettono in condizione di poterlo fare. E dentro l'euro, dentro l'Europa, non saremo mai in condizione di poterlo fare, perché partiamo con uno svantaggio di 30 metri su una gara di 100. Per cui abbiamo deciso di dare priorità a questo, non perché abbiamo dimenticato tutto il resto che non va, non per motivi elettorali, non per idee strane o cose di questo tipo, semplicemente perché è più importante dar lavoro alla gente che rimborsare gli scontrini. Io voglio semplicemente che voi capiate cosa è la nostra sincerità. Sinceramente, potevamo venire qua a raccontarvi delle cose più facili. Potevamo venire qua a raccontarvi, appunto,
della casta, dei politici che rubano, delle cose che ci sono, senza dubbio. Ma in questo momento stiamo affondando. Se noi continuiamo ad affondare, la ricostruzione sarà terribile, faticosissima. Imprese che hanno secoli di tradizione, una volta che si tira giù la saracinesca, poi dopo ricostruirla è quasi impossibile. E la prosperità potrebbe essere dietro l'angolo, perché voi avete sempre fatto da soli, senza la politica, non c'entra niente le pastoie, cose di questo tipo, dovete essere messi in condizione voi di lavorare. E potete farlo. Per cui, credetemi, noi non siamo qua per un discorso di campagna, per una volta tanto non siamo qua a far campagna elettorale per avere un voto in più. Ma chi se ne frega del voto in più? Stiamo dicendo molto banalmente una cosa che ci sembra una verità banale. E se la verità banale è effettivamente questa, e lo è, capite che qualsiasi altro discorso sparisce. Per cui quando poi dopo noi si andrà a votare, non dovremmo votare la Lega Nord, non dovremmo votare il perché mi sta antipatico Berlusconi, allora voto il PD, perché mi sta antipatico Renzi, allora voto Berlusconi. No, bisogna dare un cavolo di segnale a questa Europa che è finito il periodo della predazione, che non siamo qui a farci rubare della cosa che abbiamo accumulato con fatica, con anni di sudore, con generazioni del nostro papà, del nostro nonno, che hanno fatto una fabbrica che io non voglio vedere chiudere per poi dopo andare a delocalizzarla chissà dove. Noi dobbiamo essere messi in condizione di tornare a godere dei frutti del nostro lavoro, e non c'è niente di cosa più importante di questo, perché il lavoro non ci ha mai fatto paura, mai. Noi siamo sempre andati avanti a lavorare e chiediamo solo questo, e l'unica maniera per poterlo fare è avere la nostra moneta, perché non c'è libertà senza la libertà di moneta. Vabbè, mi pare che sia stato detto tutto. Applauso scrosciante. Ringrazio il professor Borghi, il professor Bagnai, ringrazio Matteo Salvini e ringrazio tutti voi per essere stati qui oggi. Grazie, buon weekend.